Hola a todos vapers e bentornati all'angolo dello svapo. Qui come sempre c'è DJ Visa e qui come... Scusate. Sì? Sì, dimmi nonna. Sì, ho mangiato. No, stavo facendo un video per... Sì, ho mangiato, non ti preoccupare. Sì, ho mangiato... No, ma non fa... Ok, hai creato un liquido da farmi svapare. Ok, grazie, va bene, sì. Ciao, 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 ciao. E niente, mia nonna ovviamente come sempre si preoccupa se ho fame, se ho mangiato, e mi ha detto che ha creato un liquido che si chiama la torta della nonna della linea Dolce Vita. L'ho preso un po' di tempo fa e ora voglio andare a svaparmelo insieme a voi, perché la prima volta che l'ho vista l'ho provata e mi è piaciuto. Allora, è pan di Spagna con all'interno una, se non sbaglio, una crema di frutti di bosco o frutti di bosco. Io direi di andare a svaparcela assieme. Come sempre, quest'oggi abbiamo il Demon, che veramente mi sto trovando veramente benissimo con la box della Michael. Allora, si acquista per 15 euro, se non sbaglio, ovviamente è un Mix Series. Sono 20 ml, vediamo se mi dice per caso anche... Dovrebbe essere un concentrato, non mi dice però che densità, presumo un 70-30. E ora andiamo a svaparcela assieme, andiamo a sentire l'odore, gli ho già aggiunto io la base a zero di nicotina, logicamente. Ok. Allora, l'odore è molto buono, anche se mi ricorda già qualcosa. Bene. No, perché ogni volta devo fare disastri. Ok, ci siamo ragazzi. E andiamo a svaparci allora il torta della nonna della Dolce Vita della Quality Premium. Attenzione, andiamo a svapare. Allora, il pan di Spagna rimane delicato e morbido, nel senso che non è il gusto principale che arriva svapando, ma arriva prima i frutti di bosco, che sono veramente fantastici. Effettivamente, probabilmente sarà un po' i frutti di bosco, ricorda molto il Gem Monster, però devo dire che è veramente fatto bene, ma non bene, direi anche super bene. Non è troppo forte, non è troppo nauseabondo, è giusto. I frutti di bosco rimangono delicati, non sono troppo dolci né troppo amari, sono equilibrati perfettamente. Il pan di Spagna ci si poteva mettere un po' di più pan di Spagna perché rimane troppo delicato, arriva proprio un retrogusto quasi... proprio minimo, sembrerebbe più una marmellata di frutti di bosco. Io avrei messo ancora più, come ho detto, pan di Spagna. Veramente sembra una marmellata di frutti di bosco. Però è veramente buono. Si sente poco purtroppo il pan di Spagna. Per me, ragazzi, un 7. Un 7,5 se lo guadagna. L'unica cosa, secondo me, dovrebbero aggiungere appunto più pan di Spagna, perché sembra veramente troppo una marmellata di frutti di bosco. Però rende veramente bene. È un liquido che non è troppo strong, cioè troppo pesante, che riesci comunque a svapartelo tutto il giorno perché lascia anche un buon retrogusto in bocca. Molto delicato. E c'è da dire che comunque il gusto è veramente buono.
Sicuramente lo ritroveremo anche questo nei liquidi invernali perché è abbastanza cremoso, secondo me. Ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto. Vi invito prima, vi metto qui sopra di me una foto che è un ragazzo che ha una pagina Instagram. Io vi invito veramente ad andare a seguirlo perché ha una pagina veramente interessante. Lui pubblica foto di sigarette elettroniche. Anche per chi vuole rimanere aggiornato su tutti i modelli che escono di atomizzatori e box, perché ha veramente una qualità di foto eccezionali. Sono fatte benissimo e per me sono fantastiche. Me ne sono imbattuto l'altro giorno e secondo me vale veramente la pena di andare a cercarlo su Instagram. Adesso vi metto lo screen della sua home page di Instagram, così andate subito a cercarlo. Dicevo ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto. Come sempre vi invito a seguirmi su Instagram alla pagina L'angolo dello svapo. Fatemi sapere qui sotto nei commenti se volete che apra una pagina anche Facebook dedicata all'angolo dello svapo, così ci mobilitiamo subito per farlo. Spero che il video vi sia piaciuto ragazzi, vi invito come sempre a lasciare un bel mi piace, vi invito come sempre a condividere il mio canale. Lasciare un'iscrizione qui se non l'avete ancora fatto, attivare la campanella delle notifiche così sarete sempre presenti nelle mie live e quando pubblicherò i video. Ragazzi, dall'angolo dello svapo è tutto, di Civisa conclude, quindi buona svapo a tutti!